Ancora in queste ore, e finisco, abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania per fare un po' di demagogia. È arrivata perfino davanti all'ospedale Ruggi di Salerno, una comitiva, li avevano scambiati per profughi afghani poi. Più si avvicinavano, che sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco. Poi hanno visto che erano esponenti politici, tutti rigorosamente, con la camicia fuori dai pantaloni. Alla loro guida, quello che sembrava il leader, diciamo, dei venditori di cocco. Quello della portineria gli ha detto, ma che volete fare qui? i parcheggi sono già gestiti, il cocco lo potete vendere, che, che, che volete. Poi si è accorto che quello che era in testa aveva un, un catenone al collo e una croce di legno e li avevano scambiati per gli assistenti spirituali, quelli che voleva mandare il governo, vi ricordate, due mesi fa. Gli allievi conventuali, in realtà poi si sono... Qualificati erano esponenti della politica politicante. E che volete? Volevano fare un giro turistico dentro l'ospedale. Il direttore generale ha fatto un comunicato con cui ha spiegato a questi signori che un ospedale è un luogo di sofferenza e di cura, e di cura dove non si va a fare demagogia e passeggiate elettorali. Nessuno di nessun partito deve mettere piede negli ospedali, nei reparti. Se vuoi avere un'informazione, fissi l'appuntamento con il direttore generale, vai nell'ufficio amministrativo del direttore, chiedi tutto quello che vuoi chiedere. Bene, erano venuti da lontano, guidati da un esponente politico venuto da mille chilometri di distanza, per fare una photo opportunity davanti al Covid Hospital, che era dentro l'ospedale. Mi auguro che nelle prossime giornate si convincano che almeno gli ospedali sono luoghi da rispettare, perché c'è gente che soffre.